Buondì, buonasera e buonanotte. Bentornati, salvatori dell'umanità, sono questa nuova puntata di Phoenix Point. Ci siamo quasi. Stiamo andando verso il finale. Non sto più nella pelle. Non voglio dare quegli ugghiozzi al receptacle quello che si merita. Per farlo, però, abbiamo deciso di seguire la via del Sinedrio e quindi oggi andiamo a preparare un bel missilotto che deve andare sulla Luna. Tutto questo e molto di più dopo la sigla! Rieccoci qui. Allora, abbiamo un nest da far fuori immediatamente. Stiamo raccogliendo un bel po' di risorse, tutti i quali i cristalli forse sono quelli che sono un po' più scarseggianti. Abbiamo personale abbastanza pronto a tutto ormai. Il mio obiettivo è, adesso come adesso, dare più armi degli antichi possibili a tutti, in modo tale da non avere le armi più forti a disposizione sul mercato senza troppi patemi d'animo. O patè d'animo, dipende dall'accento che usate in questo momento. Team Cavern non l'abbiamo quasi mai usato, ma fa niente. Al Delta Support non l'abbiamo quasi mai usato. Un Oswek Agura che deve livellare paurosamente. Ti ho tolto il casco senza neanche guardare i benefit. Lo stealth. Un po' più stealth. O meglio, non lo è per niente stealth, ma questo è un altro discorso. Danno un po' di accuracy. Uno poco stealth e uno con una accuracy tremenda. Lui ci udirà. Arriva da New Jericho, comunque fa niente. Sono solo pezzi d'armatura, che ci frega. Gennarino ha ancora un'arma abbastanza vetusta. Overranger l'avevo usato nell'ultima missione. Sì, c'è ancora un po' di fucile a cecchino da creare. Un po' di Scorpion, un po' di Shargun. Potete ancora far fuori questo, che non riusciremo mai a far fuori. La fortuna che ho adesso, andate sopra e mi attiva la missione. Siete qua, Nevi, Gallo Cedrone e Gennarino. Proviamo a vedere. Oddio. Meraviglia del late game. Cosa facciamo? Difendiamo il Sinedrio e quindi ci inimichiamo New Jericho. Le bellezze del late game. In cui non potremo stare neutrali ancora per molto, quindi potremo assistere all'umanità che cerca di farla finita da sola, oppure intervenire e farci odiare. Intanto facciamo fuori questo. Aspetta, fammi vedere. Diplomacy. Si potrebbe intervenire voi, eh? Potete intervenire voi, ma verreste spazzati via perché siete un po' pochini. Delta potrebbe farcela. Delta sì, ce la fa.
cerchiamo di evitare che l'umanità si faccia fuori da sola. Avanti. È un po' di tempo che non mettevo in campo questo team. Non è vero, c'è Violet che... Non è da così tanto tempo che è il nostro team. Ho già detto team. Con un mix tra cose biomeccaniche e mutazioni genetiche che gli dà una accuracy di più 30. Ah, pare di uno stealth ridicolo. Allora, salviamo. Solito trucchettino, abbassiamo un po' il volume. Il nostro bel spacca tutto, ce ne abbiamo due. Grazie, no, Kraken non c'entra. Ora che ci penso, tu non hai emo, non iniziamo benissimo. Non hai più action point. C'è un punto d'ingresso. La mappa non è gigantesca di per sé, quindi dove diamine è il nostro simpatico amico? Tra di qua? No, sono di qua. Mi piace il tuo atteggiamento, mi piace. Se non così sopravviverai poco. Eccola. Non ci arriverai mai, eh? Anche perché ora dovresti picchiarlo. No. Passo indietro e via. Sei buono che hai visitato l'altra torre. Vedi qua. È anche un sacco di gentaglia. No, non ce la facciamo qua. L'ho usato nel modo peggiore che si possa fare. Vai Johnson. Non questo, ma questo. Bravissimo Johnson. Violetta non ha più niente da fare. Mi ho messo nel punto più sbagliato che esista, ma fa niente. A pelle. Siete abbastanza protette a parte Johnson. Io ti direi, vedi qua. Proteggiamolo.
Manca solo la pelle. Pelle, andare di qua. E ci mettiamo in Overwatch. Perfetto. Oh là là. Oh là là. Non il mio miglior turno, ma... Ci portiamo a casa qualcuno? Violetta. Portiamo a casa intanto esperienza, va. Tu non hai più il New Razor, eh? Qualcuno che paralizzi? Tu! Così, giusto per divertirsi un po'. Siamo ragazzi. Ho visto qualche cosa che si muoveva, tipo fantasma. Grazie che sono scemo e che ogni tanto voglio portarmi a casa. Niente, anche se non ce l'ho bisogno, va. Tu ci arrivi? Abbastanza tranquillamente. Non ho abbastanza will point. Un po' esagerato. Due colpi di New Razor e questo è morto. Potrebbe cavarsela un po' meglio. Portiamocela a casa, no? Otto su sei. Per qualcuno che gli dia un colpettino. Vai babyface, finiscila. Ringraziate che vi ho salvato la vita voi.
quanta gente che abbiamo qua. Solo che queste stiamo scoppiando, di queste stiamo scoppiando pure. Ah, giusto, Max Power che ha ricevuto due colpi brutti brutti in faccia. Non riusciamo a fare un altro scoppio, no? Non aspettare. Si crea abbastanza cristalli. Io direi, cerchiamo di difendere questi e poi andiamo per Moonshot. Piccolo spiegone. Questi sono animali che possiamo generare dai mutagen, cosa che abbiamo a tonnellate adesso. Mi sembra che abbiano 3 spazi sui veicoli, però possono difendere la base. Sono classificati come veicoli. Costano 600 mutagen l'uno e possono avere 2 tipi di teste e 2 tipi di code diverse. Teste che sputano veleno o che incornano il nemico. Ramming. Creano un bel danno da shock. E le code che possono o essere così, causano bleeding, o così, causano shock. Shock because. Ah, giusto, anche le gambe. Possono essere o agile o regenerating. Siamo un Gudut, giusto perché abbiamo così poco mutagen che non sappiamo più dove diamine metterlo. Anche New Jericho non ci vorrà più bene. Che tra l'altro beneficiano... Laura, ma vabbè, fa niente. Trade. Ah, material for cibo, no. Ah, possiamo dargli cibo per tech, sì. Ah no, abbiamo preso del food. No, abbiamo preso della tech. No, gli abbiamo regalato della tech. Vabbè. Allora, chi mettiamo qua? O Lunar Lander o Gallo Cedrone. Abbiamo un Gennarino. Scottish Head. Sono tutti pompati al massimo. Abbiamo un solo cecchino, eh? Non buono contro i due cecchini, contro i discepoli di Ano, però questo qua potrebbe tornarci utile, solo che portiamo via una marea di spazio. Vabbè. ...10% bonus damage. Meno accurato, ma fa niente. Io ti do questo.
rallenti, ha un po' meno percezione, no, è peggiorativa addirittura. Da questi? Meno stealth. No, hai più stealth e meno percezione. Un po' più di armatura, vabbè. Lana caprina. La nostra mosca assassina Lunar Lander. Guarda questo che... Oh, ne ho uno nuovo, un sexissimo nuovo shotgun. Che potrei utilizzare. Giusto, giusto i punti per... Super Frog è leggermente lenta. Ma potrei anche dire chi se ne frega, andiamo. Andiamo. Facciamo il solito giro. E adesso andiamo a vedere. Dovrebbero essere tutta gente che attacca da vicino. Allora. Can't wait. Ready. Tuo compito adesso è di fare scouting. Andiamo a vedere dove sono. Ok, eccoli qua. Let's show them what we can do. Noi abbiamo molte armi paralizzanti, quindi dovremmo essere molto molto convincenti. Abbiamo anche un assalto che è qua. Assalto non mutato, tra l'altro. Interessante. Tu sei il paralizzatore. Oh, con anche quick aim. Ah, sei anche l'ultimo livello tu. Sei carino. Se c'è l'aereo sulle armi paralizzante, come fai a dire for now? Passetti indietro, un passo avanti ondeggiando e un altro indietro bailando. Mancato. Non il mio miglior tiro, eh. Giustamente sei quello che è più sfigato come corsa. Space Invaders. Maximum effort. E solo quello là parzialmente paralizzato. Allora, solito metodo. Si avvicinano troppo, gli spariamo. E uno. E due vermicelli. Giusto per gradire. Abbiamo un altro berserker. Oh, questa è la Resistor Red. È una bomba all'acido. E non è granché questa cosa. Ok.
nell'altro avvistato. Va bene. Se qualcuno si avvicina troppo, sappiamo cosa fare. Newton Camel. Questo è quanto. Dai, vediamo cosa fanno loro. Basta, l'unica cosa che possono fare è avvicinarsi. Povero vermicello. Tu c'hai anche le gambe che ti rendono invisibile, vero? Siete tantissimi, tra l'altro. Oh! Questa è proprio una brutta, brutta sorpresa. È morto. È morto. Quanti diamine sono? Non è morto, ma non avrà... non avrà armatura. Andù. Ringraziamo chi ci ha fatto del male. Maledetti voi. L'emblema dell'imprecisione. Let's show 'em what we can do. Here comes the Phoenix. Steel on target. Avete fatto bene a cidarmelo. Yes. Però non è bastato. I'm prepared. I'm on the move. Ok. Vediamo se riusciamo a paralizzarlo del tutto. Anche Lunar Lander che non ce la farà mai. Sì, perché non l'ho mosso prima. È paralizzato, questi due sono praticamente morti. Scotty Shed. Vediamo come te la cavi tu, no? Not bad. Super Frog.
l'abbiamo finita qua. Non è stato bello sparare contro i nostri amici, ma... un bel po' di risorse. Questa struttura che non riusciamo mai a salvare. Allora, c'è solo Moonshot. Venite qui a ripigliarvi, che poi possiamo andare a prendere questo e questo. E l'Australia sarà nostra. Allora, vediamo se hanno tutti maxato quello che si può maxare. Tu hai 25 punti che potrebbero finire o Bloodlust, che non serve a niente, o Strongman, che non serve a niente, o Strength, Speed forse. Speed è quello che ti interessa di più. Diabolic Rosa. Donabondio. Donabondio non è messo benissimo come armi, eh? Ma c'è gente messa peggio. Lavatrice, ci siamo. Hubert è super, super attrezzato. Tentaculat, ah, questo qua, che non è che sia il massimo, da tenere nello zaino, forse è meglio questo. Tanto è una misura d'emergenza. Octopus. Sarei dato un'altra torretta, non ne uso mai le torrette. Dai, facciamo così. Questo giallo smorto non mi fa abbastanza pena. Vogliamo fare giallo? C'è un giallo canarino. Ecco fatto. Una meraviglia proprio. Così giallo lime va. Negatamante, tu non sei proficient in quello, ma non ho altro da darti. E abbiamo fatto il giro. Via. Tanto ci potevamo mettere ancora un altro. Eccoci qui. Questa è la penultima missione della storia, se si vuole, il finale di Sinedrio. È la prima volta che l'affronto. Sono abbastanza confident. Ecco qua, questo è un bellissimo Crew Dragon che dovremmo sparare verso la luna. E nel frattempo ovviamente i pandorani cercheranno di impedircelo. Qua abbiamo già due bei chironi, tra cui uno esplosivo. Quindi questa è l'assoluta priorità. Almeno fino a che non scopriremo altri più brutti di lui. Tipo questo. Se riusciamo a fargli saltare l'abdomen, siamo già a buon punto. Abdomen. Ok. L'esplosivo è la priorità su tutto. Prenderemo pian pianino di là a proteggere il razzo, ma questo ha... gli seguiamo via anche l'armatura.
quick aim. Ah, potremmo anche fare Disruptor Head e... e ciao ciao chiamare rinforzi, maledetto infame. Allora, tu adesso non puoi fare più niente, no? Fatti attaccare da vicino. Un altro chirone. Ma quanti diamine sono? Esplosivo, tra l'altro, in una posizione molto più pericolosa. Molto bene. Allora, andiamo di qua. Adesso la priorità ce l'ha quella a fare là. Tentaculat. Cosa puoi fare qua? Un tubo, perché qua... Questo non muore malamente adesso, però... Noi ci proviamo. Nel caso fuggiamo indietro. Allora, se noi ci piazziamo qua. Saremo un acid myrmidon come minimo. Non avevo dubbi. Allora, piazziamoci qua. Questo lo facciamo fare proprio. Andiamo a ripararci. Qua sono, saranno botte da Orbis, se no. Ah, se no, forse con un altro colpo. Però anche te non riuscirò mai a farti fuori adesso. Ho sprecato un Disruptor, vabbè. Vai al riparo. Hai beccato un altro. E vabbè, dai. Sbaglio, ho visto un... Oddio, sono qua sul tetto. Un mirmidone. Se io gli lancio una goo bomb, lui non gliene frega un tubo, né? E cos'è ancora peggio? Dai, vediamo come mi fa esplodere male cose. Questo lancia goo bomb. Ui là là, quello non l'avevo mica visto. Oh mio Dio. Non me l'ha controllato mentalmente, strano. Aia. Tentaculat. Prima cosa da fare è
per cambiare il favore. Si spaccano veramente il gioco questo combo. Allora. Quindi potremmo andare avanti a sterminare gentaglia. Adesso questo simpaticone a Tarshadow. Tu dovresti aiutare Tentaculat e figurati. Oh! Tra l'altro tu hai immunità al gu. Allora, vediamo cosa riesce a fare da qua, eh? Non credo molto. Va bene, intanto così paralizzato non riesce a fare granché. Molto molto bene, stiamo andando alla grande. Potrebbe essere... Va bene. Bleeding 10. Bull point molti di meno dopo che ho sterminato il mondo. Tu Diabolic potresti far fuori questa. Mi rendo conto che il tuo simpaticone esplode male. Qui. Non gli fai un tubo. Non il massimo. Devo fare invece quello che sparava quattro volte, non l'avevo già risolta, ma fa niente. Sei rimasto solo tu. Adesso scoprirò il mondo, ne? Lo ridico, lo scudo non potrà fare niente contro Tentaculat. È rimasto solo quel simpaticone là, ne? Siete qua? E scudati di qua.
Ok. Ah, sei impanicato. Eccola. Riusciamo a paralizzare il tutto? No. Ma è quasi morto. Finiamo l'opera. Sto robo verde non mi fa vedere le cose. Belli questi bug, belli questi bug. Ok, io come faccio a stanarlo da lì? Tu sei l'unico che riesce a farlo, no? Era di qua. Era di qua. Eccolo là. Paralizzato. Perfetto. Allora, adesso ci rimane solo il mirmidone. 7, 14, 21. Un po' uno spreco, ma... E l'abbiamo finita. Finita la penultima missione di Phoenix Point. Wow! We did it! We actually did it! I shouldn't be surprised, but I am. We sent a robot to the moon during the freaking apocalypse. Oh man, oh man! I can't believe that actually worked. Right. So, we'll share all the data Igor One transmits straight away. Siamo pronti, abbiamo mandato il missile sulla Luna. Ora ce la possiamo fare. La puntata finisce qui. Mi raccomando, seguitemi, fate la campanella, così non vi perderete il finale di questa lunga cavalcata che ci sta portando avanti da più di un anno. Phoenix Point è quasi finito, ma come finirà? Ce la faremo a cacciare via questi dannatissimi mostri lovecraftiani o soccomberemo proprio sul finale? Non vi resta di seguirvi. Il vostro buon coach vi saluta e vi rimanda alla prossima puntata. Ciao belli!